Dopo il successo della prima edizione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro presenta la seconda edizione di Palcoscenico Marche, Architetture, Ambiente ed Arti nella provincia di Pesaro Urbino. Si tratta di una collana di documentari realizzata con Amat, la direzione artistica di Lucia Ferrati e la regia di Giovanni Giardina e Mattia Tonucci. Incantevoli video girati in luoghi caratterizzati da particolare pregio artistico, architettonico o ambientale permettono di scoprire la bellezza di tesori nascosti. Palazzi, rocche, chiese, dimore, teatri storici, antichi borghi, monasteri, parchi e luoghi dell'archeologia industriale si trasformano per l'occasione in palcoscenici. Dal 9 gennaio al 27 marzo i 12 documentari della seconda edizione di Palcoscenico Marche saranno pubblicati tutte le domeniche a mezzogiorno nel canale YouTube della Fondazione. Si comincia il 9 gennaio raccontando l'arco di Fondarca di Cagli in compagnia del Sim Saxophone Quartet. E poi ancora il Palazzo Ducale di Urbania, la Chiesa delle Bastarde di Sant'Angelo in Vado, l'ex Ladificio Carotti di Fermignano, la Quadreria Cesarini di Fossombrone, la Chiesa di Sant'Egidio a Sant'Angelo in Lizzola, il Convento di Monte Fiorentino a Frontino, il Teatro di Cagli, l'Aula Verde di Borgo Pace, il Museo dei Bronzi Dorati di Pergola, la Domus del Mito di Sant'Angelo in Vado e il Monastero di Fonte Avellana.